Abbiamo visto in precedenza che la forza che mediamente agisce su una qualunque delle facce del recipiente è data dal numero totale di particelle presenti nel recipiente diviso 3 volte il lato, moltiplicato per la massa di ciascuna delle particelle per la velocità quadratica media. La pressione è il rapporto tra la forza agente su una superficie diviso la superficie stessa. Nel nostro caso, avendo scelto un recipiente cubico, è dato dalla forza media diviso il lato al quadrato. Sostituiamo la forza in questa formula e otteniamo che la pressione è pari al numero di particelle diviso 3 volte il lato al cubo per la massa per la velocità quadratica media. Moltiplichiamo poi e dividiamo per 2 in modo da poter ottenere 1/2 della massa per la velocità al quadrato, che altri non è se non l'energia cinetica media delle particelle. Quindi la pressione alla fine sarà pari, tenuto conto che L al cubo è il volume del recipiente, a 2 volte il numero di particelle, diviso 3 volte il volume, e moltiplicato per l'energia cinetica media delle particelle. Sottolineo che l'aver scelto come forma del recipiente il cubo non cambia il risultato sarebbe identico qualunque fosse la forma del recipiente. Attenzione, abbiamo ottenuto una cosa importante, di fatto la conferma dell'ipotesi di Bernoulli, perché Bernoulli riteneva che la pressione sulle pareti fosse determinata dagli urti continui delle particelle e infatti, ipotizzando che un gas sia così fatto, la pressione viene ad essere direttamente proporzionale all'energia cinetica media delle particelle, così come era direttamente proporzionale alla velocità quadratica media. Per un dato volume, ovviamente la pressione cresce anche al crescere del numero di particelle presenti. Se in un recipiente pompiamo dell'altro gas oltre a quello già esistente, ovviamente la pressione aumenta. Adesso portiamo il volume dall'altra parte dell'uguaglianza, quindi abbiamo che il prodotto della pressione per il volume è data da 2/3 di n per na, attenzione, il numero di particelle totale lo stiamo sostituendo con il prodotto numero di moli per il numero di Avogadro. Questo è legittimo perché il numero di Avogadro era appunto il numero di particelle presenti in ciascuna mole. Quindi se moltiplichiamo per il numero di moli di gas presente, otteniamo il numero totale di particelle. Allora, la pressione per il volume è uguale a 2/3 di numero di moli per il numero di Avogadro moltiplicato l'energia cinetica media. Ma il prodotto della pressione per il volume, dall'equazione di stato del gas ideale, sappiamo valere n per r per t, dove n è il numero di moli, r una costante universale, t la temperatura assoluta. Essendo uguali i primi termini di queste uguaglianze, possiamo uguagliare i secondi termini. Quindi abbiamo che nRT uguale a 2/3 di n, il numero di moli per il numero di Avogadro, moltiplicato l'energia cinetica media. Il numero di moli scompare, perché si semplifica, e isolando la temperatura otteniamo che vale 2/3 del rapporto tra il numero di Avogadro e la costante dei gas, moltiplicato l'energia cinetica media. Se il rapporto costante dei gas fratto il numero di Avogadro lo battezziamo KB, costante di Boltzmann, in onore dello stesso Boltzmann, capiamo intanto che KB è una costante universale perché viene dal rapporto di due costanti universali. E questo ci consente di scrivere la temperatura in questo modo. La temperatura assoluta è data da 2 fratto 3 volte KB moltiplicato l'energia cinetica media delle particelle.
L'avere allora ipotizzato che aver scelto le ipotesi di lavoro suggerite dalla meccanica statistica e utilizzando l'equazione di stato del gas ideale, quindi per accettare i risultati di questa escursione algebrica, dobbiamo capire che quanto ottenuto vale nel caso di un gas ideale, costituito da particelle che si muovono in ogni direzione urtando elasticamente tra di loro e contro le pareti e che non si scambino forze a distanza. Quindi questo vale in maniera sufficientemente esatta per un gas che si trovi in condizioni di estrema rarefazione e ad alta temperatura. Cos'è che abbiamo compreso alla fine? Che la temperatura, questa grandezza così difficile da definire, se considerata a livello microscopico, è ben facile capire di che si tratta. La temperatura è una misura, attraverso una costante universale, dell'energia cinetica media delle particelle. All'aumentare della temperatura aumenta l'energia cinetica media delle particelle. Viceversa, se aumentiamo l'energia cinetica media delle particelle, aumenta la temperatura. La formula inversa ci dice che l'energia cinetica media delle particelle di un gas è ottenibile dal conoscere la temperatura assoluta, perché vale 3/5 della costante di Boltzmann per la temperatura. Un'ultima considerazione. Se la temperatura è direttamente proporzionale all'energia cinetica media delle particelle, avendo due gas alla stessa temperatura, se le particelle di due gas hanno masse diverse, allora dovranno essere diverse le velocità, dato che l'energia cinetica media deve comunque rimanere uguale. Viceversa, se di questi due gas con particelle di diversa massa è uguale l'energia cinetica media, allora dovrà essere uguale la temperatura ma diversa la velocità.